Una ripartenza tutt'altro che scontata, ormai è storia, nota, abbiamo rappresentato ed è chiaro, insomma, quello che è successo. Una ripartenza che deve essere accompagnata, seppur con grande difficoltà, da entusiasmo e soprattutto dalla vicinanza di tutta la comunità a questi ragazzi e soprattutto, ecco, a chi si è messo in gioco per far nascere questa nuova società, Città di Teramo, che riparte dalla promozione con l'obiettivo assolutamente di una programmazione a medio-lungo termine che ci consenta di tornare assolutamente nella dimensione calcistica che la nostra città merita. C'è però, rispetto all'esito del Consiglio di Stato, un cambio di idea della vecchia società che, insomma, pare voglia andare a ricorrere al TAR per chiedere la Serie D in soprannumero, come ha fatto già il Campobasso. Lei come valuta questo percorso, questa decisione? Ma sono scelte e valutazioni che spettano alla vecchia società, dallo studio legale che avrà valutato la sussistenza dei presupposti per poter procedere ad un nuovo ulteriore ricorso, quindi in questo momento non aggiungo altro. C'è la concentrazione adesso su quelli che sono gli atti compiuti e completi, che parlano di una città di Teramo alla quale è stato consentito ripartire dalla promozione e dare la continuità al calcio teramano dopo una serie di situazioni, ripeto, una ripartenza tutt'altro che scontata. Ha paura di vedere due Teramo in futuro? Due squadre di Teramo? No, in questo momento non il sentimento che mi occupa non è certamente la paura, tutto è molto chiaro, è molto delineato, ci sono dei percorsi, quindi ciascuno poi sarà responsabile delle scelte che riterrà di fare, quindi non possiamo fare altro che attendere l'evoluzione della situazione. L'ultima, se posso chiedere, dove giocherà la SSD Città di Teramo, visto che ci sono difficoltà sia per il campo di allenamento sia per quanto riguarda le partite? Guardi, è giusto che questa domanda la ponga alla società, insomma, che poi, come ho detto anche qualche giorno fa, il lavoro del comune, dell'amministrazione, arriva a un punto in cui si chiude, si interrompe, ci sarà sempre la vicinanza, il sostegno, ma poi sono anche valutazioni che spettano alla società, noi staremo sempre ovviamente vicini, saremo vigili. Al momento sembra che la richiesta che sia stata fatta al Comitato, alla Federazione, è chiaro, io ho sempre detto e confermo che lo stadio e lo spazio dove deve giocare la squadra di riferimento della città di Teramo è il Bonolis, ma non lo dico io, lo dice la convenzione. C'è un articolo nella convenzione che chiaramente dice che il concessionario si obbliga a consentire alla società di riferimento della città di Teramo lo svolgimento dell'intera stagione sportiva o parte di essa, se non avranno bisogno di tutte le giornate a disposizione. Quindi è un tema, è una partita che sicuramente si svolgerà, spero con la massima serenità e con la disponibilità di tutti nelle prossime settimane. Intanto si parte con una garanzia ovviamente sia per la federazione che per il comitato, e poi c'è questo discorso del ricorso di cui si parlava prima, che non so quanto possa influire poi nelle valutazioni di altri.